Onorevole Presidente Schäuble, Vice Cancelliere Scholz, mio amico Presidente Zereteli, sono lieto di intervenire oggi alla sessione annuale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. È un onore e un'emozione essere qui in rappresentanza della Presidenza italiana e essere qui con voi è veramente una grande gioia. Sono stato 10 anni membro di questa Assemblea, ho condiviso tanti momenti, tanti monitoraggi elettorali in tante parti del mondo, da Vancouver a Vladivostok. Ringrazio il Bundestag, il Presidente Schäuble per l'ospitalità, il Governo federale e naturalmente il Presidente Zereteli per l'invito che ha rivolto all'Assemblea, alla Presidenza italiana per essere qui. Dialogo, ownership e responsabilità è il motto della Presidenza italiana. Sono 3 linee direttrici, 3 binari che riteniamo fondamentali per il presente e il futuro della nostra organizzazione. E sono 3 impegni a cui l'Assemblea parlamentare contribuisce in maniera determinante grazie al contributo di ciascuno di voi. La diplomazia parlamentare svolge infatti un ruolo fondamentale nel favorire il dialogo inclusivo anche sui temi più delicati, su cui possono essere visioni divergenti, favorendo un avvicinamento delle posizioni. Con i lavori dei suoi comitati, l'Assemblea contribuisce a rafforzare l'ownership degli Stati nel tracciare le priorità che l'organizzazione è chiamata a perseguire. E l'Assemblea custodisce e rinnova quel senso di condivisione responsabile del patrimonio di pace e sicurezza che insieme abbiamo costruito nei 43 anni di vita della nostra organizzazione. Un senso di responsabilità che ha radici profonde e che ci consente di guardare avanti alle nuove sfide collettive che ci pone uno scenario globale sempre più complesso. Il dibattito che la vostra Assemblea svolgerà in questi giorni, secondo l'articolato programma dei lavori incentrati sulle priorità tematiche dell'agenda OSCE, sarà un valore aggiunto per la Presidenza italiana e ci fornirà orientamenti essenziali per proseguire la nostra azione nei prossimi mesi in preparazione del Consiglio ministeriale di Milano del 6 e 7 dicembre. Come sapete, la Presidenza italiana ha tra le sue priorità la ricerca di una soluzione stabile e duratura alla crisi in e intorno all'Ucraina, attraverso la piena applicazione degli accordi di Minsk e il sostegno all'attività della missione speciale di monitoraggio, i cui osservatori devono essere messi in condizione di operare in sicurezza e poter svolgere con efficacia il loro mandato. I dati riportati dalla missione OSCE destano tuttavia preoccupazione. Le vittime fra i civili sono in aumento e il numero di sfollati e rifugiati continua a crescere. Si registra inoltre un inasprimento delle ostilità e delle violenze causate dal dispiegamento di armi pesanti che avrebbero dovuto essere già state ritirate. Preoccupa inoltre le minacce sempre più gravi alla sicurezza degli osservatori OSCE e gli attacchi ai dispositivi in dotazioni quali i droni di lungo raggio. Occorre un rinnovato impegno per migliorare la situazione. Dobbiamo ascoltare l'appello della popolazione civile che da entrambi i lati della linea di contatto chiede di tornare a vivere in pace. Tutte le parti devono assumersi le responsabilità, e ripeto tutte le parti, per attuare un pieno rispetto del cessate il fuoco e il convinto rilancio del processo politico di soluzione della crisi in seno al gruppo trilaterale di contatto e al formato Normandia. Allo stesso modo, dobbiamo intensificare i nostri sforzi per la soluzione dei conflitti protratti. Sono confortato dalla recente positiva dinamica del processo in Transnistria che l'Italia ha sostenuto attivamente,
contribuendo a ulteriori significativi avanzamenti sanciti dall'incontro del formato 5+2 tenutosi a Roma alla fine di maggio e concluso con la firma del protocollo di Roma, che ribadisce l'impegno a finalizzare entro quest'anno le priorità delineate negli anni scorsi sotto la presidenza tedesca e austriaca. Continuiamo inoltre a lavorare per una soluzione pacifica del conflitto in Nagorno-Karabakh attraverso il pieno sostegno ai copresidenti del gruppo di Minsk, nonché incoraggiando contatti diretti al massimo livello fra le parti. Sosteniamo le discussioni internazionali di Ginevra e il loro rilancio per una soluzione del conflitto in Georgia, rivolgendo particolare attenzione al problema degli sfollati interni. Onorevole Presidente, cari colleghi, l'Italia ritiene che il futuro dell'OSCE passi anche attraverso un approfondimento della collaborazione con i Paesi partner e con le altre organizzazioni internazionali, a cominciare dall'Unione Europea, con cui proprio pochi giorni fa è stato concluso uno scambio di lettere per il rafforzamento della cooperazione con l'OSCE, che salutiamo con viva soddisfazione. Unione Europea e OSCE devono unire in maniera sinergica i loro sforzi, in particolare sul Mediterraneo. La presidenza italiana ha sin dal suo inizio posto al centro della propria agenda la dimensione mediterranea, nella convinzione che la sicurezza euro-mediterranea è indivisibile e complementare rispetto a quella euroasiatica. Per questo riteniamo fondamentale rafforzare la collaborazione con i nostri paesi partner mediterranei e asiatici dell'OSCE, con cui vogliamo dialogare sempre di più per affrontare le sfide comuni, compresa quella di un'ordinata gestione dei flussi migratori. La crisi migratoria è irrisolvibile senza la più ampia condivisione di responsabilità e di solidarietà a livello internazionale. Come sappiamo, è un fenomeno strutturale destinato a durare per molti anni e che potrà essere gestito soltanto attraverso un approccio multilaterale. La partita della sicurezza è globale. Abbiamo bisogno di saper guardare oltre i confini della nostra organizzazione per affrontare con successo minacce transnazionali come il terrorismo, gli attacchi cibernetici, la corruzione, la criminalità organizzata, i traffici illeciti. Sfide che si ripercuotono non soltanto sui rapporti internazionali, ma sulla sicurezza e il benessere delle nostre società. Per questo la nostra Presidenza ha ospitato, lo scorso 10 e 11 maggio, la conferenza contro il terrorismo, incentrata sul fenomeno del Foreign Fighters di ritorno. E sempre a Roma, a settembre, ospiteremo una conferenza sulla cyber security. Su questi temi trasversali l'OSCE deve puntare per rafforzare il consenso e la comunione di intento tra Stati partecipanti. La Presidenza italiana e l'Assemblea parlamentare condividono l'impegno a rafforzare tutte e tre le dimensioni su cui si fonda il concetto di sicurezza omnicomprensiva della nostra organizzazione. Nella dimensione politico-militare intendiamo riaffermare gli strumenti di sicurezza cooperativa per ridurre al minimo i rischi di fraintendimenti, alimentando fiducia, trasparenza, prevedibilità e moderazione. Vogliamo promuovere la prosecuzione del dialogo strutturato sulle sfide attuali e future della sicurezza europea. Un esercizio prezioso ed unico nel suo genere, che ha già dato prova di risultati importanti, a partire alla riconosciuta necessità di impostare i nostri scambi su basi più concrete, meno ideologiche, e di affrontare con rinnovato impegno le sfide della nostra sicurezza collettiva in ambito politico-militare, mantenendo saldi i nostri principi e fermi i nostri impegni. Anche la dimensione economico-ambientale è al centro della nostra Presidenza. La nostra azione mira a rafforzare il dialogo su crescita, innovazione, capitale umano, buon governo e transizione energetica verde, temi ai quali sarà dedicata la 26ª edizione del Foro economico e ambientale, in programma a Praga dal 5 al 7 di settembre. Desidero inoltre sottolineare la grande importanza che riveste per la Presidenza italiana il tema della lotta alla corruzione,
In questo ambito sarà ospitata a Roma nel mese di novembre una conferenza internazionale che offrirà un'opportunità di confronto e scambio ad altissimo livello su buone pratiche e prospettiva della lotta alla corruzione dell'area OSCE. La dimensione umana rappresenta un pilastro fondamentale della nostra architettura di sicurezza. La nostra sicurezza non può prescindere dal rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. Siamo impegnati a promuovere una riflessione comune sul rafforzamento della cooperazione all'interno dell'area OSCE per il contrasto al traffico di esseri umani e la prevenzione della tratta, con una specifica attenzione per tutti coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini e i minori non accompagnati. Stiamo poi dedicando intensi sforzi al contrasto di ogni forma di razzismo, xenofobia, discriminazione e intolleranza. A questo riguardo ricordo che la Presidenza italiana si è aperta con la Conferenza internazionale sulla lotta all'antisemitismo nell'area OSCE, che abbiamo ospitato a Roma il 29 gennaio di quest'anno. Proseguiremo questo impegno organizzando nel mese di ottobre, sempre a Roma, una conferenza sulla lotta ad ogni forma di intolleranza e discriminazione, anche su base religiosa. In sintesi, vado verso la conclusione, l'Italia intende fare e sta facendo il massimo per contribuire come Presidenza in esercizio all'azione dell'OSCE. La nostra azione dovrà essere ispirata a una visione positiva, ma pragmatica, e avere un orizzonte e un respiro di lungo periodo. Per ispirare e guidare le nostre azioni, per ridurre le tensioni attraverso il dialogo, ricorrendo a tutti gli strumenti e i mezzi della sicurezza cooperativa e riscoprendo i legami di civiltà che uniscono i 57 paesi che fanno parte dell'OSCE, nonostante siano paesi differenti e abbiano sensibilità differenti. Svilupperemo ogni sforzo con la massima determinazione per portare avanti questa visione. Il nostro auspicio è che nel rispetto dei ruoli la collaborazione con l'Assemblea parlamentare possa assicurare sinergia e convergenza per rafforzare il nostro comune impegno per garantire la stabilità e la sicurezza nell'area OSCE. E vi faccio un ultimo appello per cui ciascuno di voi, qualunque ruolo abbia nel proprio Paese, sensibilizzi il proprio governo, la propria opinione pubblica a conoscere cosa fa l'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, perché facendo conoscere la nostra organizzazione presso le nostre opinioni pubbliche potremo fare un ottimo servizio alla pace e alla sicurezza europea. Vi ringrazio e auguro a tutti buon lavoro.